Questa volta è fatta, il Palermo è il suo nuovo attaccante dal mercato di gennaio. Dopo l'arrivo di Orihuela, sbarca il Falcone Borsellino, anche Gennaro Tutino, punta proveniente dal Parma, per il cui innesto la società di Viale del Fante nell'ultima settimana ha premuto forte sull'acceleratore. L'attaccante, che è andato in doppia cifra 2 stagioni fa con la maglia della Salernitana, poi promossa in Serie A, arriva in Sicilia carico di grinta e con la voglia di scendere in campo con un Renzo Barbera pieno. Ma le trattative nel mercato invernale proseguono spedite per la dirigenza rosanero, a cui mancano ancora alcuni passi anche per la ufficializzazione di Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria, che anche nell'ultima sfida contro l'Empoli è stato schierato titolare da Stankovic. Nome nuovo, sempre per la zona mediana del campo, è quello di Andrea Barberis, che ha già vissuto l'esperienza palermitana con la maglia della Primavera all'inizio del 2012. Secondo le ultime indiscrezioni, i rosanero starebbero pensando al giocatore del Monza, che in passato ha giocato a grandi livelli in Serie B anche con le maglie di Varese e Cosenza. Poco spazio invece quest'anno in Serie A con il contratto di Barberis, che è in scadenza nel prossimo mese di giugno. Entusiasta nel primo giorno da nuovo giocatore del Palermo, il neoarrivato Gennaro Tutino. Sono contentissimo di essere arrivato qui, era quello che volevo e non vedo l'ora di mettermi a disposizione dei compagni, dell'allenatore. Veramente sono contento. Saresti pronto per giocare già col Bari venerdì? Ah, questo lo lascio decidere al mister, io sono allenato, sono pronto, però vediamo. Grazie. Giocare alla Barbera, questo prestigioso, sarà molto emozionante, no? Inutile che me lo dice. Barbera è un bellissimo stadio, non vedo l'ora di vederlo più pieno possibile.